Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Marco Frisina. La parola compassione, che Papa Francesco usa tante volte, significa compatire, ovvero soffrire insieme a qualcuno, condividere con qualcuno sofferenze, gioie, dolori, soddisfazioni, dubbi. Tra le opere di misericordia, la compassione è una di quelle più importanti. Il fatto di condividere con gli afflitti e anche con i peccatori la loro vita ci rende veramente uomini di misericordia. Nella Bibbia viene espresso con una parola nel Nuovo Testamento, la parola eleos, che è la benevolenza verso chi è più piccolo di noi. È il piegarsi benevolmente verso chi è più piccolo, può essere un malato, un indifeso, un povero, un bambino, un debole. Ma è questo piegarsi anche verso il peccatore, che è il più piccolo, che ci rende compassionevoli. E addirittura, insieme alla parola chesed ebraica, significa benevolenza, significa anche questo essere vicini anche a Dio, perché Dio è così con l'uomo. Addirittura si dice che Dio abbia delle viscere di misericordia. Lui è compassionevole come una mamma con il figlio. E noi siamo come il samaritano, dobbiamo essere quelli che per strada incontrano chi soffre, chi è stato maltrattato, chi è nella debolezza, chi è anche nel peccato, e deve sentire compassione, come dice Luca nel Vangelo. Ebbe compassione di lui, ovvero sia sentì dentro di sé di essere come Dio che si piega sull'uomo. Nel Magnificat Maria dice: ha sollevato Israele suo servo, facendo eco di quello che dice il Salmo 113, e solleva dalle immondezze, solleva il povero per collocarlo presso di sé. Ecco, la compassione in realtà è questo gesto bellissimo, semplice, che non è semplicemente emotivo, ma è un impegno dell'uomo a essere come Dio. Questo gesto che solleva il misero, il piccolo, fino a sé, anzi, che ci fa inginocchiare davanti al misero, come facciamo nella liturgia del Giovedì Santo, per lavare i piedi dei fratelli e sentire di essere con loro, lì in basso, e poterli così sollevare con noi, con un abbraccio pieno di compassione e di misericordia.